Una donna innamorata di Dio, madre dei giovani, al passo coi tempi. Allora, innanzitutto una donna innamorata di Dio, cioè il segno di una presenza chiara di cosa vuol dire spendere la vita per il Signore in questa società oggi, però con questa chiarezza che fa tanto bene al mondo di oggi, il mondo ne ha bisogno. Una madre per i giovani, credo che questo sia un elemento essenziale per una figlia di Maria Ausiliatrice, di nuovo in una società, in un mondo in cui i giovani hanno bisogno di questo e hanno bisogno di questa figura al femminile, materna, che sappia educarli che con la tenerezza, con l'affetto, sappia far voler vedere che vuol loro bene. E al passo coi tempi, e di nuovo mettendo insieme questa dimensione di fede, di vicinanza materna, però nel mondo di oggi, che non vuol dire necessariamente essere moderni o modernisti, ma vuol dire tradurre nell'oggi, coi giovani di oggi, con i giovani e le giovani di oggi, questo che è stato lo spirito di Don Bosco e di Madre Mazzarello. Empatia, disponibilità, fermezza e amorevolezza. Empatia perché devono essere in grado di capire i bambini, ma non solo, i giovani. Disponibilità perché devono essere disponibili semplicemente ad esserci. E fermezza e amorevolezza perché devono educare i bambini e i giovani, ma nello stesso tempo devono essere dolci. Secondo me tre delle qualità che le figlie di Maria Ausiliatrice oggi dovrebbero avere sono l'accoglienza, la pazienza e la gioia. Partiamo dall'accoglienza. Accoglienza a 360 gradi nei confronti delle persone, questo è scontato, ma anche e soprattutto nei confronti delle idee, di tutte le idee. Non significa necessariamente rinunciare alle proprie idee, perché ciascuno di noi ha un proprio pensiero e ovviamente a maggior ragione le figlie di Maria Ausiliatrice, ma significa appunto accogliere anche ciò che è diverso da noi, ciò che è lontano da noi, come qualcosa di bello, positivo, che arricchisce il mondo. La pazienza, insomma, noi che insegniamo, a maggior ragione loro che lavorano con i giovani sempre, tutti quanti sappiamo quanto sia importante la pazienza e quanto spesso la pazienza venga messa a dura prova dai ragazzi, quindi credo che sia una delle qualità che ogni cristiano dovrebbe avere, in particolar modo appunto le figlie di Maria Ausiliatrice. Da ultimo, ma non da ultimo, la gioia. Gioia nel senso che io intendo come capacità di vedere e mostrare il bello che c'è nel mondo, no? Si sente spesso ripetere che la bellezza salverà il mondo, ma che cosa vuol dire poi alla fine? Perché questo bello è veramente difficile da vedere e da trovare, soprattutto di questi tempi, in questi tempi che stiamo vivendo. Quindi secondo me il portarlo alla luce, trovarlo, farlo vedere, mostrarlo a tutti quanti, credo sia una bellissima, importante qualità.